Konnichiwa, ben ritrovati in un brevissimo unboxing di questo pacchettino di Amazon che è appena arrivato, ma che doveva già essere in consegna ieri, solo che me l'hanno bloccato in filiale dal corriere. Ho sentito anche altri followers ed è stato bloccato anche a loro. Si vede che l'hanno spedito un giorno prima, ma si sono accorti che l'uscita era il giorno dopo, ovvero oggi, quindi l'hanno bloccato e hanno messo la consegna oggi. Infatti alle 9 precise era tac dentro già la cassetta della posta. Ma sarà buono, sarà brutto o sarà cattivo questo pacchettino di Amazon? Andiamolo a scoprire insieme. Cerchiamo di togliere, opla, togliamo tutto e voilà, sapete già di cosa stiamo parlando. Ho già visto, vediamo qua. Wow, eccolo qui, il buono, il brutto e il cattivo, finalmente, finalmente in 4K. Eccolo qui, finalmente è arrivato in 4K. Era uscito in America per la Kino Lorber col taglio estero, eh? Non c'è il taglio quello classico italiano nel Blu-ray 4K della Kino Lorber. E adesso apriamo questo qui, diamo un'occhiatina. Io mi ero già organizzato la serata ieri sera per vedermelo e invece dobbiamo spostare, questa sera si lavora, quindi non si può vedere 3 ore di film, ma vabbè, una di queste sere lo recuperiamo, recensione la prossima settimana. Ragazzi, io non so se riesco a guardarlo entro questa settimana, entro fine settimana, quindi recensione per il weekend. Molto carino, ah, mi piace sto cartoncino, effetto vellutato, che poi non è vellutato, però il tocco sembra vellutato. Molto carino, guardiamo qua in rilievo la scritta lucida. No, bello, 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 ci piace. Capolavoro di Sergio Leone. E come dire qualche parola di meno, come, quale parola c'è invece di capolavoro? Cosa c'è? Un aggettivo che identifichi questo film. Sono tantissimi anni che non me lo riguardo io. Già dalle prime voci delle uscite dei dischi 4K io ho detto, io Sergio Leone lo devo vedere in 4K e non l'ho mai più rivisto perché aspettavo una versione in 4K. Avevo già il Blu-ray della MGM estero. Di questo film sono stati fatti un sacco di grading, cioè non si può più dire qual è la versione giusta di questo film come colori, qual è la versione giusta. Comunque, andremo a visionare anche questa versione in 4K, diamo un'occhiata, io ho visto gli screen della versione Kino Lorber, sembra molto molto buono, ma sapete tutti, l'ho già detto, che non ha un grading HDR. Sappiamo, cioè, puoi portare rispetto alla fotografia del film anche in HDR. HDR non vuol dire solo colori sparati, luci, alte luci pazzesche, non vuol dire quello, puoi farlo come vuoi. Il grading HDR avrebbe dato di più, però ragazzi, non stiamo sempre a lamentarci, dai, me ne sto zitto questa volta, me ne sto zitto, anche se si poteva fare e gli esempi Arrovideo ci sono di HDR grading fatti bene bene bene. Un esempio è Django. Comunque, all'interno, oltre al disco 4K, allora il disco 4K, andiamo con calma, è presentato in italiano mono, DTS:HD Master Audio, cioè hanno sbagliato a scrivere, italiano mono 1.0, ah, inglese mono 1.0 e inglese 5.1. Quindi non c'è l'italiano in 5.1 dentro il 4K, però nel Blu-ray sì, nel Blu-ray c'è il DTS:HD Master Audio con le musiche in 5.1. Ma che cavolo, no, bisogna mettere il disco nel lettore, secondo me si sono sbagliati, dai, cioè qua c'è il 5.1 italiano e qua non c'è il 5.1 italiano, dai, si sono sbagliati, dai, figurati se non si sono sbagliati. Oltre 90 minuti di contenuti speciali sul DVD, il West di Sergio Leone, lo stile di Sergio Leone, ricostruire il buono, il brutto e il cattivo, il maestro Ennio Morricone, il buono, il brutto e il cattivo, commento le musiche del critico John Burlingame, dobbiamo vedere se è sottotitolato, ricostruzione della scena tagliata Socorro, non me la ricordo la scena, scena estesa la tortura di Tuco, trailer francese e Easter Eggs. Non sono extra nuovi,
sono tutti extra che oramai abbiamo già visto se avete le edizioni estere, sono extra già visti, però bello che li abbiano raggruppati, li abbiano messi tutti qua dentro. Andiamo a vedere l'interno, la Marrai, che dietro, vediamo se c'è scritto giusto qua, no. No, a me sa strano che non c'è l'italiano in 5.1 il remix, dai, mi sa proprio strano. Ecco i dischi, il 4K, il Bray e il DVD con i contenuti speciali. E qui c'è la card speciale numero 561 di 2000, disegnata da Marika, che lo so Marika, se stai guardando questo video, mi spiace, non abbiamo ancora fatto un'intervista, una live, ma voglio organizzarla bene, quindi prima o poi ci faremo questa bella chiacchierata, anche per i fan, anche per chi vuole scoprire di più sulla lavorazione di queste card delle edizioni 4 cult della Eagle. Bella, bella, mi piace un sacco, vediamola bene. Mamma lì, Lee Van Cleef, quanto è bravo Eli, Clint, vabbè, sempre bravo, sempre la stessa faccia, il grande Clint. Bella, bella card, mi piace, sono contento, non vedo l'ora di spararmelo questo Blu-ray 4K, speriamo una di queste sere. Ripeto, la serata era già organizzata ieri sera, ma hanno bloccato il Blu-ray in filiale dal Corriere. Non importa. Ragazzi, brevissimo unboxing, al più presto farò una recensione con gli screenshot, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi restate sintonizzati. Quindi alla prossima puntata di Into the 4K. Sayonara a tutti e bye bye.